Buon pomeriggio e grazie a tutti per essere intervenuti. Questa è la sedicesima, quella che prende avvio oggi, la sedicesima edizione di Dedica, che durerà fino al 27 di marzo. Per la nostra associazione è sicuramente il raggiungimento di un traguardo importante e anche un motivo d'orgoglio, soprattutto in un periodo, in un anno difficile come è stato quello che ci siamo appena lasciati alle spalle e quello che, ahimè, promette di essere, diciamo, anche il 2010. Questa edizione, come sapete, è dedicata a Hans Magnus Enzensberger e, come di consueto, la formula intreccerà diversi linguaggi artistici e spazierà nei contenuti, negli ambiti del lavoro del protagonista. Inutile dire che siamo molto onorati che Hans Magnus Enzensberger abbia accettato il nostro invito e che la città possa avere occasioni di incontro e di discussione sulla sua opera e anche con lui stesso. Quindi, prima di entrare un po' nel vivo della nostra chiacchierata, passo a presentarvi chi oggi è, diciamo, a fianco di Hans Magnus Enzensberger. Vi presento Antonio Gnoli, giornalista culturale, responsabile delle pagine di Repubblica, che condurrà appunto la conversazione. Dedica ormai da anni viene, diciamo, insignita della medaglia d'argento del Presidente della Repubblica e, pur sapendo che il nostro ospite è un po' refrattario a quelle che sono onorificenze e altri tipi di riconoscimento, io mi permetto di consegnare la medaglia d'argento a Hans Magnus Enzensberger con tutta la simpatia e l'affetto di noi tutti, dell'intera cittadinanza e dell'associazione che organizza Dedica. Grazie. Bene, ultimato la parte istituzionale, adesso lasciamo la parola ad Antonio Gnoli e andiamo a conoscere da vicino Hans Magnus Enzensberger. Sì, grazie. Intanto buon pomeriggio, buonasera, insomma. Devo dire, guardandovi così, così numerosi, a me capita di girare a volte per l'Italia per manifestazioni culturali ed è sempre, come dire, una sorpresa che si rinnova nel vedere con quanta partecipazione la gente affluisce a questi incontri con scrittori che vengono da tutto il mondo e anche dall'Italia, naturalmente, insomma. E questo, come dire, fa ben sperare, cioè, nel senso che questo è un paese dimidiato, un paese diviso fra una parte politica, diciamo, contrastata, accesa, contraddittoria, ambigua, equivoca, e una parte culturale che è legata a una domanda, poi, insomma, a una richiesta, che è, secondo me, l'aspetto straordinario di questo paese. E quindi è in questo contesto, in questa cornice, che riceviamo Hans Magnus Enzensberger, che, come sapete, è un intellettuale di caratura europea. È un signore, è stato già ricordato, fondamentalmente libero, mentalmente libero. Non ama quei condizionamenti, quelle retoriche, quell'aulicità che in genere, come dire, fa un po' da corredo alla figura del letterato, come l'abbiamo imparata dai testi scolastici. E questo ha portato, tra l'altro, Magnus a muoversi dentro una raggiera di interessi straordinari per la loro diversità e anche, però, al tempo stesso, per la concentrazione con cui, e la brillantezza, l'acume con cui, naturalmente, li ha di volta in volta affrontati.
sia nel versante della poesia, sia nel versante della letteratura e della saggistica, naturalmente. La cosa che a me colpisce, le due cose che mi colpiscono di Enzensberger, sono questa qualità del dettaglio, cioè è uno degli scrittori che, in cui non troverete mai l'elemento universale. Se si parla sempre di cose in qualche modo concrete, quindi cose di dettaglio. E questo io credo che sia un aspetto che Enzensberger ha sviluppato anche grazie a questa sua grande attività di poeta. E al tempo stesso l'ironia, la capacità cioè di avere il distacco rispetto alle cose narrate, alle cose raccontate. E io credo che ritroverete tutto quello che io ho detto in una sintesi felicissima in questo ultimo racconto, o romanzo breve o dialogo. Non avrei una definizione precisa, ma come dire, Enzensberger sa muoversi dentro i generi, ripeto, con un'agilità e una forza e questa capacità di sconfinare sempre. Vi ritroverete, come dire, rappresentati dentro questa storia bellissima di Josephine e io, che è un confronto fra due generazioni molto differenti tra loro. Questa generazione incarnata, rappresentata da questa meravigliosa figura ostile alla modernità, in qualche modo, che è la Josephine, che è una vecchia cantante d'opera, una cantante lirica, straordinariamente asserragliata, direi, dentro questo passato che rappresenta ovviamente tutto il suo mondo, e di fronte a questa figura giovane, questo economista, questo funzionario di banca, che progressivamente si incuriosisce ai capricci, ma anche all'acume, alla solidità, direi, dell'argomentazione che questa donna riesce nelle loro meravigliose conversazioni a sviluppare. E c'è al tempo stesso una terza figura, questa governante, questa domestica, Frida, bellissima figura anch'essa, che è la, come dire, è l'altra faccia della Josephine. L'una non può fare a meno dell'altra, l'una non può esistere senza l'altra, quasi in un rapporto, come dire, dialogico di servo-padrone, insomma, una figura dialettica che tra l'altro un filosofo tedesco aveva, come dire, immaginato e raccontato straordinariamente in quel testo assai importante, diciamo, e assai complicato, assai difficile, che è La fenomenologia dello spirito di Hegel. Ecco, questo libro è ai miei occhi un grande apologo sul Novecento, grande anche nella sua brevità, naturalmente, perché dentro vedrete, come dire, il testo attraversato da una serie di fantasmi, che sono quelli che la Germania ha in qualche modo vissuto dopo la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale e dopo l'esperienza drammatica, nefanda, se volete, del regime nazista. E, come dire, nei legami, diciamo, nelle more dell'attività di questa cantante lirica, cantante di grande successo negli anni 30-40, si scopre un rapporto, come dire, ambiguo, contraddittorio con la grande, diciamo, gerarchia, i gerarchi del regime nazista, ma poi con delle sorprese dentro che alla lettura di questo testo vi troverete. La cosa che a me, devo dire, ha colpito, e vorrei rompere gli indugi perché poi sei tu il protagonista e tu devi raccontarci un po' darci di te la tua immagine, il tuo profilo. La cosa che mi ha colpito, conoscendo un po' la tua produzione, è questo ricorso recente che tu hai fatto ai grandi temi della storia. Già nel precedente libro,
che uscì un paio di anni fa ed era Hammerstein, che era questa, la storia di questo generale prussiano in qualche modo che si trova poi, come dire, coinvolto dentro la grande tragedia, diciamo, tedesca. E lì però, come dire, con un lavoro di straordinario di archivio, insomma, qui con un'invenzione felicissima. Tra l'altro credo che questo libro, questo piccolo libro, se non ricordo male, diventerà poi un film, insomma, probabilmente, nella versione, diciamo, nella regia di Werner Schröder. Ecco, però la cosa che sulla quale vorrei, come dire, sollecitarti come domanda iniziale è questo tuo rapporto, diciamo, con la storia, che poi è anche un rapporto con la storia tedesca, è anche un rapporto con il tuo passato. Ecco. Prego. Io penso che ci vuole una certa distanza, anche temporale, cognitiva, ma anche temporale, perché altri, ci sono naturalmente quelli che fanno l'autobiografia, fanno la memoria, le cose, io come ho vissuto la guerra, come ho vissuto la dittatura, eccetera, eccetera. Però per me non è ciò che mi interessa. Io penso che in genere le autobiografie dei scrittori è un tipo che scrive. Ma dove è l'azione? Dove è l'avventura? Ma ci sono naturalmente anche autori che hanno avuto vie interessanti, ma in genere fa un libro, fa altro libro, ma non c'è molto da raccontare. Poi io preferisco i personaggi e più sono lontani da me, più mi interessano. Cioè, per esempio, un generale prussiano, niente potrebbe essere più lontano della mia esperienza personale e anche dal punto di vista di classe, di ambiente, non so. È un poco nello spirito come un etnologo, una spedizione in un altro tempo, in un altro ambiente, è un'indagine, così più uno si avvicina a questa strana, il mondo dell'opera, il mondo dell'opera mostruoso, naturalmente un mondo mitologico dove io preferisco personalmente di non entrare, certo di no, che è tremendo. E poi man mano entrando, questo coinvolge anche, la fattura di un libro, perché secondo il caso, come hai detto tu, nel caso del generale ci vuole una ricerca primaria sui fonti, archivio, un poco come un detective. Averiguare, poi contatti con i sopravviventi, testimonianze, eccetera, eccetera. Ma ne segue una certa struttura del libro, una cerca anche con la questione del genere, non c'è un genere prestabilito per me. Bisogna costruire partendo della storia, del tema, della cosa, dell'ambiente, della cosa, eccetera. Nel caso di questa cantante, io utilizzo naturalmente, io osservo, però non c'è un archivio perché tutto è inventato. Dunque è una combinazione, è un romanzo, è una narrazione, e seguo un poco, siccome io fossi un romanziere, che non sono... il tipo che produce un romanzo ogni 2 anni, no? Ci sono i professionisti del romanzo, io non sono un professionista,